penso più Marco Pomante, perché chiaramente essendo il mister ci teneva molto a questa vittoria. È stata, come dire, molto bella, combattuta. Alla fine siamo stati premiati diciamo, per la volontà di raggiungere questo obiettivo, cioè questa vittoria. Ma io ci tengo sempre, ci tenevamo a Campobasso, lì non siamo stati un po' fortunati, abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo ricevuto tanti complimenti, però i punti li abbiamo lasciati a Campobasso. Oggi, anche merito molto del Notaresco, che ha fatto un secondo tempo veramente tenendo molto, molto più palla rispetto a noi, anche se potevamo chiuderla la partita con quella traversa, l'avete visto anche voi, insomma, due volte eravamo sul punto di... Però abbiamo mantenuto il risultato, ci siamo difesi senza patemi d'animo e quindi un grande elogio alla squadra per aver raggiunto questo obiettivo. È molto difficile perché giocare la domenica, il mercoledì, la domenica, quindi turnover tra i giocatori, rimpostare di nuovo le formazioni. E giocatori che stanno bene, però dopo li devi sostituire per dar respiro e quindi far giocare anche gli altri. La fortuna nostra è che comunque abbiamo una bella rosa di giocatori, quindi il mister può veramente attingere da una panchina lunga. Non ci sono partite morbide, e quindi la dobbiamo giocare. La dimostrazione anche quando siamo andati a Agnone, che forse l'abbiamo preso un po' così e abbiamo decimolato solo un punto. Adesso in casa giocheremo rispettando gli avversari come abbiamo fatto oggi. Sì, per il sacrificio messo in campo, sì, perché come detto tu siamo andati in vantaggio dopo pochi minuti, poi abbiamo pensato a difendere il risultato e abbiamo difeso bene, abbiamo chiuso bene i spazi, è normale, abbiamo sofferto perché di fronte avevamo una grossa squadra che si sta giocando il campionato con il Campobasso, quindi ci sta a soffrire il Notaresco. Però forse dovevamo essere un po' più lucidi nel riconquistare palla, nell'uscire bene palla al piede, invece ci siamo fatti prendere ogni tanto un po' dalla frenesia, però alla fine abbiamo sofferto il giusto e penso che la vittoria sia meritata. Sì, anche perché è normale un po', anche oggi si è visto l'ultimo quarto d'ora, un po' la fatica c'era, la squadra fisicamente un po' è calata, ma è normale, abbiamo fatto non so quante partite di fila, sinceramente neanche mi ricordo. Lo dico sempre, noi ormai è 2 mesi che sappiamo il nostro futuro, il nostro campionato qual è, ci sta soffrire queste partite, ma soprattutto perché di fronte abbiamo una grande squadra che sinceramente una volta subito il gol ci ha messo sotto, però abbiamo difeso, ma abbiamo difeso come detto tu con ordine, e sinceramente loro non so quante occasioni hanno avuto, però alla fine è il risultato giusto. Ma io questo non lo so, io penso che il campionato è ancora lungo, mancano ancora 7-8 partite per il Notaresco e Campobasso. Io quello che posso dire è che noi abbiamo fatto anche la stessa partita a Campobasso, perché se vedete le immagini, noi abbiamo dominato, abbiamo sbagliato solo 10 minuti, loro sono stati bravi a farci due gol, però penso che poi i restanti 70 minuti l'avete visti tutti. Il calcio è questo, mi dispiace per il Notaresco, però secondo me il Notaresco ha le carte in regola per giocarselo fino alla fine questo campionato. Adesso dobbiamo pensare a recuperare. Perché il nostro grosso problema è quello, noi le partite le prepariamo il giorno prima, i giorni successivi alla partita il pensiero nostro è far recuperare i ragazzi, perché oggi anche lo stesso Minnozzi è uscito con i crampi, abbiamo avuto l'infortunio di Esposito la settimana scorsa, l'espulsione di Galeano, normale col susseguirsi delle partite vengono anche a mancare giocatori per squalifiche, per infortuni e noi dobbiamo essere bravi a sopperire a questi. Certamente, certamente. È un'aria un po' che sento in giro, che ogni volta che facciamo un passo falso ci viene domandato se ci crediamo. Noi stiamo facendo un grande campionato. E non l'ho detto mai, abbiamo avuto degli infortuni gravi dall'inizio, clamorosi. Oggi non c'avevamo ancora Banega, si è giocato Ivan Speranza con l'infiltrazione. Questo è un gruppo straordinario. Noi ci crediamo, ci lotteremo fino alla fine. Perché lo dice il campionato, che ci mancano ancora tantissime partite, 8 partite, un'infinità, specialmente in questo campionato dove si possono perdere punti con tutti. Quindi abbiamo perso, secondo me, immediatamente, in una partita dove abbiamo preso gol dopo 4 minuti su un calcio di punizione da 30 metri, dove ha trovato il gol della domenica, oggi è mercoledì, il gol del mercoledì. Credo che loro si sono difesi per 80 minuti nel loro metà campo, hanno finito 5-4-1. Non ci scordiamo che incontravamo il Pineto, che è una squadra che era partita per vincere il campionato, e poi il mercato si è rinforzato fortemente.
Quindi scardinarli non è stato semplice, però credo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo cercato in tutte le maniere, ci siamo cambiati, abbiamo messo 2 punti. Credo che questa squadra oggi non gli posso rimproverare niente, facciamo gol con Macchioni il primo tempo, 1-1 magari cambia, e il secondo tempo abbiamo avuto predominio assoluto e abbiamo avuto quelle 2 o 3 occasioni dove potevamo pareggiare e poi la partita cambia, perché poi l'inerzia può cambiare. Però non rimane una partita dispiacere di averla persa, però andiamo avanti, fa parte di questo campionato e ci prepariamo per domenica a fare un'altra grande partita. Ma se vogliamo essere pignoli è più cattiveri attaccare la porta. Sono passati tanti palloni in area, lì dobbiamo essere più cattivi. Però quando trovi una squadra come il Pineto che è forte, che è fisica, si difende a 16 metri dalla porta con 5 giocatori, non è semplice scardinarla. E ci vuole l'episodio per pareggiarla, magari non fa gol Minozzi all'inizio sul calcio di punizione, la partita va avanti e poi potevamo far gol anche noi. Queste sono le evolversi delle gare. Credo che la gestione della palla l'abbiamo fatta anche abbastanza veloce, non siamo stati lenti, perché poi da portare il gioco da una parte all'altra non è semplice e noi l'abbiamo fatto con grande qualità anche. Però dopo gli ultimi 16 metri, quando c'hai 10 uomini dentro la di rigore, non è semplice andare dentro e trovare la giocata. Ci siamo arrivati, dobbiamo essere bravi e anche un po' fortunati magari a fare il gol del pareggio, poi la partita cambia. Ma non sono tutte le partite sono difficili, lo dice la storia di questo campionato. Pensate che 2 partite fa il Campobasso ha pareggiato la Pastese in casa, quindi è la storia di questo campionato. È una partita difficile, un altro derby, e Ivan ha un problema alla caviglia, anche un problema di infiammazione alla caviglia, e speriamo di portarlo a domenica a farlo giocare, perché per noi Ivan è un giocatore importante, e come cercheremo di recuperare Banegas, che sono 1 mese e mezzo che non ce l'abbiamo, e penso che Banegas in una squadra come la nostra, e un giocatore che ha fatto 13 gol fino ad oggi, credo che levarlo conta. Speriamo di recuperarlo il prima possibile, perché anche oggi in queste partite è un giocatore che poteva creare sicuramente una situazione per fare gol.